In questo video approfondiamo il caso generale degli n binari mancanti, in questo disegno 3 binari mancanti, andando a guardare anche il comportamento degli orologi che ho disegnato in quest'altra figura qua. Sappiamo che se il vagone va abbastanza veloce, dal punto di vista del vagone, gli n binari mancanti si contraggono talmente tanto da risultare lunghi quanto il vagone stesso a riposo. Quindi dal punto di vista del vagone, il vagone non cade perché in realtà non è mai sospeso, dal momento che anche nel caso peggiore tocca contemporaneamente a entrambe le estremità. Questo nel caso di tre binari mancanti corrisponde a una velocità del 94,3% circa della velocità della luce. È la velocità a cui deve correre il vagone affinché i tre binari mancanti si restringano e diventino lunghi quanto il vagone stesso a riposo. Aggiungiamo adesso gli orologi a questa figura. Vediamo gli orologi del vagone sincronizzati perché questo è il punto di vista del vagone e vediamo tutta la stazione che va a sinistra con questa enorme velocità del 94,3% della velocità della luce. Disegniamo anche gli orologi alla stazione e in particolare i due orologi che si trovano dove finisce questo binario e dove inizia il binario successivo. Quindi i due orologi della stazione che si trovano uno qui e l'altro qua. Sappiamo che visti dal treno, questo è il punto di vista del treno, gli orologi della stazione sono fuori sincronia. Con gli orologi in testa, B è in testa perché tutta la stazione sta andando a sinistra, che sono in ritardo. Infatti vediamo che il tempo di B è minore del tempo di A che invece è in coda alla stazione. Quindi A è in anticipo. Infatti la lancetta del suo orologio ha girato in senso orario di più della lancetta di B, che invece è in ritardo. Come vediamo da questo disegno, l'appoggio del vagone all'estremità sinistra e all'estremità destra è simultaneo, sono eventi simultanei dal punto di vista del vagone, mentre invece questi appoggi non sono simultanei se visti dalla stazione. In particolare, l'orologio B della stazione registra il momento in cui il vagone si stacca completamente dal primo binario e l'orologio A della stazione invece registra l'istante in cui il vagone trova l'appoggio sul binario successivo. Giustamente risulta TB minore di TA perché prima il vagone lascia l'appoggio a sinistra e poi acquista l'appoggio dall'altra parte, come vediamo nella figura sotto, che rappresenta invece il punto di vista della stazione e sarebbe questa figura qua, dove i binari, quelli che ci sono e quelli mancanti, riacquistano la loro lunghezza di riposo, mentre il vagone risulta contratto di un fattore 3 rispetto alla sua lunghezza di riposo. Come detto poco fa, B è l'orologio della stazione che misura il momento in cui il vagone perde l'appoggio di coda, mentre invece A rappresenta quell'orologio della stazione, questo, che assiste al momento in cui il treno riacquista l'appoggio con l'estremità in testa, cioè la testa del vagone riacquista l'appoggio. E si vede che questo tempo B è questo qui e il tempo A è questo. Giustamente il tempo B, come dicevamo prima, è precedente al tempo A, perché il vagone ci mette un certo tempo, visto dalla stazione, ad andare a perdere l'appoggio fino a riacquistarlo dall'altra parte. Quindi, visti dalla stazione, questi due eventi, il vagone perde l'appoggio di coda e riacquista l'appoggio in testa, sono due eventi non simultanei. Avviene prima la perdita dell'appoggio in coda e poi successivamente avviene l'acquisto dell'appoggio in testa. Lo si vede dalla seconda figura, ma lo si vedeva anche dalla prima figura, perché l'orologio B della stazione segna un tempo antecedente all'orologio A, sempre della stazione, che invece segna un tempo successivo. Invece gli stessi due eventi, vediamo nella prima figura, sono simultanei visti dal punto di vista del treno, perché per il treno la perdita dell'appoggio di coda e l'acquisto dell'appoggio in testa sono eventi simultanei, avvengono allo stesso istante. Vengono misurati dai due orologi in coda in testa, quindi B' e A', e vengono registrati nello stesso istante con la lancetta che punta in alto. E questo si vede anche nella seconda figura, perché B', nel momento in cui il treno perde l'appoggio in coda, segna il tempo rivolto verso l'alto, cioè la lancetta in alto, quindi come vediamo è lo stesso tempo.
A primo invece è in ritardo perché è l'orologio che si trova in testa e noi sappiamo che l'orologio in testa è fuori sincronia con l'orologio in coda e è in ritardo. Nel tempo che impiega il vagone a riacquistare l'appoggio in testa, dal punto di vista della stazione, la lancetta dell'orologio a primo piano piano ruota e si porta verticale anche lei nel momento in cui a primo ritrova l'appoggio sul binario successivo. E questo è giusto perché sappiamo che l'appoggio viene ritrovato quando nel treno la lancetta è verticale verso l'alto. Quindi la seconda figura ci conferma che la perdita dell'appoggio in coda e l'acquisto dell'appoggio in testa dal punto di vista del treno sono simultanei, perché andiamo a guardare questo orologio qui, la lancetta è verso l'alto, andiamo a guardare l'orologio invece che riacquista l'appoggio e la lancetta di nuovo è verso l'alto. Quindi questi due orologi rappresentano questi due qua. Dal momento che questi due eventi sono simultanei nel treno, quindi la perdita dell'appoggio in coda e l'acquisto dell'appoggio in testa, sono eventi simultanei nel treno, mentre invece non lo sono alla stazione, ma avvengono in due tempi diversi, infatti il treno ci mette un certo tempo tra quando perde l'appoggio e quando lo riacquista. Allora, in questo esempio vediamo di nuovo all'opera la relatività della simultaneità, cioè la simultaneità degli eventi è relativa all'osservatore, cioè al sistema di riferimento che osserva. Nel treno gli eventi sono simultanei, alla stazione i due eventi non lo sono. Infine ricordiamo perché il vagone non cade, dal punto di vista del treno ovviamente non cade perché non è mai sospeso completamente nel vuoto, ma è sempre in appoggio, almeno all'estremità. Dal punto di vista della stazione non cade invece perché, pur essendo sospeso durante il salto, diciamo, essendo sospeso nel vuoto, però non è mai il vagone tutto consapevole, ogni suo punto, di essere sospeso nel vuoto. Infatti il segnale "ho perso l'appoggio" impiega un certo tempo a risalire dalla coda alla testa del treno. Il tempo che impiega a risalire dalla coda alla testa è esattamente uguale al tempo che impiega il treno a ritrovare l'appoggio sul binario successivo.